E allora Vale, come sempre, apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni, oggi un grandissimo della musica italiana. Andiamo insieme a scoprire di chi è. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un cantante e uno showman italiano. Pensate, ha venduto in tutto il mondo oltre 14 milioni di dischi. A Napoli nel 1951 nasceva Massimo Ranieri. Con papà Umberto e mamma Giuseppina vivevano in una zona popolare di Napoli e fin da piccolo svolge vari lavori: garzone di panettiere, fattorino, ragazzo di bottega, commesso, barista e intrattenitore nelle cerimonie. Inizia a cantare nei bar e Massimo dichiara questo: "La mia voce piaceva. E ben presto finii a cantare in un bar in cui mi esibivo per i clienti." E proprio in un bar, nel 1964, venne ascoltato da un impresario e gli fece firmare un contratto discografico. Massimo racconta questo: "Un discografico mi notò, mi propose di incidere un disco e mi offrì un anticipo di 300.000 lire. Nessuno in famiglia aveva mai visto una cifra simile. E divenne ben presto la spalla di Sergio Bruni, partendo all'età di 13 anni per una tournée negli Stati Uniti con il nome d'arte Gianni Rock e salendo per la prima volta su un palco all'Academy di Brooklyn. E il 1966 per lui è l'anno della svolta. Infatti, il pianista Enrico Polito gli propone un contratto discografico con la CGD, grazie al quale esordisce a 15 anni con il nome di Ranieri. E lo stesso anno partecipa alla trasmissione televisiva Canzonissima, che in quell'edizione ha come titolo Scala Reale ed ottiene un buon successo con una versione del classico L'amore è una cosa meravigliosa. Nel 1968, a soli 17 anni, sale sul grande palco di Sanremo con I Giganti, con il brano Da bambino, e nello stesso anno incide anche Rose Rosse. L'anno successivo, a 18 anni, partecipa a Canzonissima con il brano Rose Rosse, O Sole Mio, e si classifica al terzo posto con Se bruciasse la città. E a gennaio del 1970 esce il suo primo album, dal titolo Massimo Ranieri. A 18 anni inizia i suoi esordi come attore nel film Metello, diretto da Mauro Bolognini, e da lì diede inizio alla sua carriera di attore. Interpreta poi il film Incontro, accanto a Florinda Bolcan, Cerca di capirmi con Beba Longcar, Il faro in capo al mondo, accanto a star come Kirk Douglas, Yul Brynner, e riceve il premio La maschera d'argento. Nel film per la televisione La Sciantosa, per la regia di Alfredo Giannetti, è accanto ad Anna Magnani. Ed è proprio la grande Anna Magnani che risveglia la parte partenopea di Massimo Ranieri, con il suo primo album dal vivo, O Surdato Innamorato, con canzoni del repertorio classiche napoletane. Partecipa di nuovo a Canzonissima e vince con il brano Erba di casa mia. Nel 1980 incontra il grande maestro Giorgio Strehler, incontro al quale seguirà una tournée europea con lo spettacolo L'anima buona di Sezuan. Con questa esperienza affina la recitazione teatrale.
Nel 1988 torna al Festival di Sanremo vincendo con il brano Perdere l'amore. Ora ascoltate alcune dichiarazioni del grande Massimo Ranieri. Non mi importa di case, macchine. Ci sono colleghi che hanno l'aereo privato, figuriamoci. Il mio lusso è la sera e gustarmi due dita di whisky con un po' di ghiaccio perché il sapore è troppo forte. Un'altra sua dichiarazione. Non mi vergogno a dire che sono pieno di ferite. Certo, ho vissuto anche momenti meravigliosi. E che i ricordi belli non tornano e quelli brutti ti fanno stare male. Il dolore sta lì, acquattato, e quando hai un momento di debolezza, eccolo riapparire. Penso a quando ho perso i miei genitori, i pilastri della vita, che non si possono sostituire. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi auguro un buon fine settimana, ci vediamo in tanti lunedì. Ciao da me, Silvia Pagni.